E benvenuti cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ma oggi iniziamo con un ospite d'eccezione, gli 80 anni Bonegliani. Già, perché proprio oggi, cioè in realtà ieri, 80 anni fa, nasce la primissima pubblicazione di quello che sarà poi Sergio Bonelli, editore. E siamo con appunto Mauro Boselli. Devo salutarmi, Grazie. si vede. Ciao, Sì, ciao. Grazie a adesso ti tutti. vedi, adesso ti vedi. grazie mille che ci diamo del tuo, che è tutto più semplice. Assolutamente, certo. Mauro, tu di questi 80 anni bonelliani, una parte, la parte, la metà finale, diciamo, l'hai vissuta in primissima persona, una parte come collaboratore della Sergio Bonelli editore, come autore, come curatore, però un piccolo pezzo l'hai vissuto come amico di famiglia. Io ho letto il libro Io sono Tex di Gianluigi Bonelli, fantastica la tua prefazione con tutte quelle note biografiche, autobiografiche. Voi eravate i bobò con Sì, il adesso fratello di mi Sergio. fa un po' ridere questa cosa, ma è vero. No, anzi, devo dire che quando penso a 80 anni, si parla ovviamente della casa editrice che è nata nel 41, Sì. giusto? E quindi non sono io che ho 80 anni, è la casa editrice. Ma anche Tex ha una certa età, perché ha già compiuto 72 anni, e io mi ricordo il ventennale di Tex. Quando lo dico, forse anche nel testo che ho scritto nella Sì, prefazione del libro sì. su Gianluigi Bonelli, quando c'era il ventennale di Tex, mi ricordo, si festeggiava e io ero sulla sua Citroen, sai, lo squalo, Pasquale. e c'era dietro, lui aveva fatto, lui, una bandierina, un banner con scritto Tex 20 anni, c'era la bandierina di Tex che sventolava vicino allo specchietto retrovisore e così via. E si andava in autostrada e ogni tanto lui tirava fuori la pistola, che possiamo dire. Che faceva molto Era western. folcloristico, ma spaventava un po' gli altri Però stavate automobilisti. sulla pianura padana. Non... Sì, eravamo sull'autostrada del Sole oppure verso il Lago Maggiore e così via. Per cui niente di, cioè non era pericoloso, insomma. Quanto questo aver vissuto Gianluigi Bonelli, aver vissuto la famiglia Bonelli, ha influito poi sul tuo lavoro, sulla capacità di comprendere Tex e scrivere di Tex. Beh, sicuramente moltissimo. È evidente che io ero un amico di famiglia e un lettore, per cui non presupponevo né presumevo mai di diventare una specie di continuatore. Cioè, non ambivo tanto. Cioè, è chiaro che vedere e conoscere da vicino un autore di fumetti, io già ero appassionato di fumetti ovviamente prima di conoscerlo, e anzi ero appassionato anche dei suoi fumetti fin da bambino piccolissimo. Beh, è stato per me una fonte di ispirazione, per cui già da bambino sognavo di scrivere romanzi tipo 007 oppure fumetti, raccontavo molte storie agli amici, avevo un elenco di storie interminabili, quasi come i numeri degli arretrati Bonelli, no? Avevo tutti i miei titoli e raccontavo le storie agli amici, agli amichetti quando ero bambino. E quindi l'idea di scrivere ce l'avevo. Lui era per me lo scrittore per eccellenza che vivente, anzi di fumetti in particolare, anche se come sai lui è stato anche romanziere, no? Romanziere salgariano. E quindi, mentre i miei idoli letterari allora erano Salgari, Verne e Dumas, e lui era il mio idolo letterario vivente. Per quanto riguarda il fatto che io faccia Tex adesso, è chiaramente dovuto al fatto che alla fine le vite si sono intersecate anche a livello professionale. Io ero molto amico di Giorgio Bonelli, il suo figlio minore. Il secondo figlio, il primo naturalmente è Sergio Bonelli, editore, avuti da due madri diverse, da due mogli diverse. C'è una bellissima prefazione anche di Giorgio nel libro, che è molto commovente e molto sentita, e anche quella rivela altre sfaccettature della vita con Bonelli. Lui lo chiama un padre come amico, perché effettivamente era quello l'atteggiamento di Gianluigi Bonelli nei confronti di suo figlio, è un amico, un compagno di avventure, di sci, di barca. E chiaramente quando ero coinvolto anch'io, oppure altri amici del figlio, ci trattava come amici, effettivamente. Cioè non toglie che io avevo soggezione, gli davo del lei, lo chiamavo signor Bonelli, però cioè, nonostante lui si comportava
così. Quindi era piuttosto divertente, oltre che nella prefazione di quel libro scrivi: mettermi al servizio di Tex è per me un modo di ringraziarlo per l'aiuto che mi diede in momenti difficili e per gli insegnamenti ricevuti attraverso quelle semplici, amichevoli chiacchierate. Di che parlavate con Gianluigi Bonelli? Allora, in queste frasi io faccio balenare, ma anche così senza però entrare chiaramente in approfondimenti, il fatto che quando lui poi mi diede una mano lavorativa, fu effettivamente in un periodo difficile della mia vita, molto difficile. E quindi devo dire che questa mano tesa che io non avevo chiesto, che è arrivata, comunque è stata veramente di grande aiuto. Per quanto riguarda, infatti, il mio cosiddetto lavoro al suo servizio era veramente una sinecura, come si suol dire, no? Gli facevo compagnia, ero come un damo di compagnia in quel periodo. Cioè, chiaro, leggevo le riviste per lui, davo degli appunti, ma non è che poi si è concretizzato granché, capito? Gli serviva però avere qualcuno con cui parlare, ogni tanto scaricare le tensioni, raccontarmi le storie, chiarire delle stava scrivendo e magari mi raccontava il dialogo in quel momento, lo vedevo fluire attraverso la sua fantasia. Oppure, questo era molto divertente, in quel periodo, siccome lui aveva iniziato un po' a diradare la sua scrittura, no? Perché ha cominciato ad avere più di 60 anni, il suo figlio Sergio aveva cominciato ad aiutarlo, per cui io ricordo perfettamente che arrivavano le strisce, grandi così, le strisce di Galep o di Letteri con le storie di Sergio, le strisce di Galep, in realtà Sergio si è messo a lavorare per Galep in quel periodo, e per altri autori, Bonelli, per Fusco, eccetera, e arrivavano le strisce, Bonelli leggeva i dialoghi, li cambiava e ogni tanto smoccolava e brontolava perché i dialoghi di Sergio erano diversi dai suoi, certo. Ognuno ha il suo stile, adesso non stiamo a vedere tecnicamente quali fossero le differenze, però lo stile di Sergio era un po' più, come si può dire, colloquiale, un po' più incerto, un po' più, c'erano le ripetizioni, come le persone normali quando parlano. Invece lo stile di Bonelli era secco, duro, incisivo, da scuola dei duri, diciamo. Quindi lui cambiava questo dialogo, ogni tanto si incazzava, per esempio era quando c'era una scena umoristica che secondo lui era troppo umoristica, che diceva, e questo Sergio lo raccontava anche lui, qui non svelo nessun altarino, dice: mio figlio dovrebbe scrivere Paperino è quello che va per lui. Ed era molto divertente. E ero presente anche con i figli si è sempre molto più duri. Sì, certo, lui era Bonelli, quindi era Tex, quindi immaginati tu, era molto meno duro con me che con suo figlio maggiore, che è evidente. E cosa volevo dire, aggiungere? Sì, è arrivato anche in quel periodo, c'è la famosa storia di Sergio, io non ricordo adesso quale storia fosse, se fosse la storia con il figlio di Cocisto oppure, ma c'è una scena in cui, perché non la rileggo da un po', una scena in cui Carson e Tex discutono e c'era una lunga scena in cui addirittura c'era il famoso pugno di Tex a Carson o viceversa, in questo momento è talmente... sono talmente d'accordo con GL in questa cosa che anch'io sono scandalizzato da questa cosa, per cui è un casus belli famoso che ho rimosso perfino chi dei due dava il pugno all'altro. Probabilmente Carson dava il pugno a Tex, perché Carson è più anziano e si incazzava e dava il pugno a Tex, e questo era stato messo in copertina da Sergio, e all'ultimo momento però Gianluigi ha detto: no, questo non lo devi fare. Io ero presente quando questa attrice è arrivata nell'ufficio di Gianluigi, nel suo ufficio privato in McMahon. Quindi la lira funesta è stata notevole, anche immagino, molto divertente. Uno spotto eccessivo. Sì. È stato molto divertente, ricordo i dettagli, diciamo, della grafici, però non ricordo poi più com'era esattamente, però mi sembrava che fosse un pugno dato da Carson a Tex, e lui non voleva perché anche all'estremo della discussione, secondo lui Tex e Carson erano due amici fraterni come i tre moschettieri, anche se poi anche i tre moschettieri hanno litigato nelle storie di Dumas, quindi non voleva che ci fosse questa spezzare l'armonia, che invece Sergio cercava sempre la storia un po' sopra le righe, no? Molte delle storie degli anni di Bonelli negli anni 70 le ha suggerite Sergio, non si può negare, alcuni sono venuti dei capolavori come Il giuramento, La ciara della morte, altri invece meno, perché magari Bonelli le sentiva meno, come la storia di due rivali dove Keats si innamora, oppure la storia clamorosa della nave spaziale, in cui devo dire anch'io e Giorgio abbiamo messo lo zampino, Bonelli la sentiva così poco che non è venuta tanto bene, però adesso ne sto scrivendo un seguito che forse non verrà bene neanche quello, ma lo faccio così come un omaggio alla nostra compagnia di allora.
parlando appunto di quello che sta succedendo adesso, diciamo da 2 anni a questa parte, il 70° anniversario di Tex è stato importante soprattutto perché tu e Davide Bonelli vi siete inventati, fra virgolette, la giovinezza di Tex, siete andati a scavare un po' più a fondo, avete coperto, hai coperto quei buchi di, tra virgolette, di trama, quello che non ha raccontato Gianluigi Bonelli, il giovane Tex, il fuorilegge. Ma... sì, beh, chiaramente questo è sempre, lo sai che è sempre l'ideale dei fans, no? Dei lettori, sì. Come diceva Decio Canzio, grande, altro grande personaggio del Bonelli, grande maestro, lui detestava questo atteggiamento da fanzinari, così Sergio e voi, noi, te, io, quando ci siamo burattini, che siamo degli appassionati, eravamo dei fanzinari per loro, con un certo malcelato disprezzo paternalistico, e quindi loro non volevano tanto, anche se ogni tanto si faceva questa scavare, questo eccetera. Io, per cui mi sono trattenuto molto, ho fatto delle storie nel passato, no? Alcune bene, venute bene, alcune venute meno bene. Mi sono soprattutto ispirato ai personaggi miei per Tex, e poche volte ero andato a toccare quelli di Bonelli. Ero stato più libero in Zagor in questo campo, anche perché c'era più libertà in Zagor. E devo dire, quindi, la colpa, se possiamo dire la colpa, non me la assumo da solo. Quando ho cominciato a scrivere delle storie del passato e della giovinezza di Tex nei cartonati a colori, che era un progetto che era nato da me, da Marcheselli, nel cartonato a colori francese, così carino per avere un altro ritmo, eccetera, l'idea mi era stata data da Graziano Frediani, che mi disse: abbiamo i cartonati a colori, perché non facciamo le storie del passato? Dice: buona idea, io subito le idee, se me le danno, le prendo, se sono buone le uso subito, no? Quindi Graziano mi ha dato qualche idea in questi ultimi anni, come faceva esattamente anche Gianluigi con le idee che gli dava suo figlio, che gli davamo noi. Poi, come sai, come è stato detto, in realtà l'idea della nuova serie, che è un'idea produttiva, editoriale, quindi non potevo averla io perché si tratta di investire, eccetera, eccetera, è venuta da uno dei nuovi direttori, cioè da Simone Iroldi, che è il direttore, non è il direttore editoriale, però ha avuto un'idea produttiva. E cioè lui non l'ha riempita questa idea, mi ha proposto una cosa, ha detto: facciamo, riraccontiamo le storie di Tex dall'inizio. Era tutto entusiasta, e io sono rimasto un po' lì ed ero negativo, e ho detto: ma perché? Cioè c'è già un inizio, c'è il passato di Tex e poi c'è l'inizio, che è la prima avventura con Tesa, e poi c'è la mano rossa, questo è l'inizio, non posso riraccontare queste storie. Però lui ha detto: guarda, io ci tengo moltissimo, assolutamente lo si deve fare. Io non lo faccio, non lo puoi fare solo tu, e allora lo devi fare. Allora abbiamo, non so quanto è passato, forse un mesetto, abbiamo fatto una seconda conversazione e lui mi ha chiesto: ma come la pensi? La pensi come prima? Allora ho detto: ma non c'è niente da fare, lo devi fare. Allora io ho messo le condizioni, così non deve essere tanto lungo perché non ce la faremmo. Ho detto: ho paura magari di togliere autori alla serie, ma abbiamo trovato gli autori, per cui tutte le condizioni pratiche lui le aveva già dissipate, diciamo, aveva fregato, insomma. E quindi ero fregato, quindi quel pomeriggio mi sono messo a lavorare contro voglia, dopo 10 minuti, un'ora, ero già appassionato all'argomento, quindi lo ringrazio di questa opportunità, perché in realtà, quindi come vedi, i colpevoli non sono io, io non c'entro, sono stati Frediani e Iroldi, e quindi i fans che non amano questo tipo di cose se la prendono con però, loro. Scusami, in realtà in questo caso di colpevoli non si parla, perché Tex Willer, il giovane Tex, è certo largamente amato da tutti. Beh, sia allora, dai vecchi, ha fatto avvicinare tanti nuovi. Allora, stavamo scherzando ovviamente, perché in realtà secondo me è una serie, lo dico così perché lo penso, perché sono sincero, è una serie divertente per ora, no? Per ora funziona, no? E quindi ha un discreto successo. Non è vero che tutti sono contenti, perché alcuni non l'hanno letto per principio, o magari perché non avevano voglia di spendere soldi, e questa è un'altra possibilità. Però alcuni non hanno letto per principio, ogni tanto sui forum discuto con loro dicendo: beh, sbagli, e gli altri dicono: tu sbagli, anche loro gli dicono: stai sbagliando, ma loro testardi, non lo vogliono leggere. È un peccato, perché io mi diverto però io molto. Io conosco tanti giovani che hanno ripreso Tex da Tex Willer. Beh, sì, ci sono anche dei ragazzini, ci sono anche dei ragazzini. Sì. Però i ragazzini che leggono Tex non sono moltissimi, quindi non possiamo assicurarci veramente un ricambio generazionale, forse, perché però ci sono. Tra quelli che leggono, e che sono purtroppo una sparutissima minoranza, quelli che leggono Tex.
non leggono soltanto supereroi manga. Sì, sì. Io e quindi volevo... credo che The Swiller sia adatto loro. Ecco. Ti volevo chiedere appunto una cosa un po' più spinosetta, l'hai introdotta tu. Questo ricambio generazionale, si dice sempre che Tex è letto soltanto da persone che lo leggono da tanto tempo, comunque che l'hanno vissuto, eccetera. A me non sembra proprio così. Certo, non è che se un ragazzino appassionato di manga lo avvicini a Tex facilmente, però questa opzione del Tex Wheeler è stata un'opzione che ha funzionato anche lì. Comunque un riniziare da capo, un porre una persona di fronte a un numero uno, ha attirato maggiormente che porlo a 600-700 numeri da recuperare. Ma infatti questa è l'idea editoriale, la proposta di Eroldi nasce da questo, come sai, un rilancio dal numero uno serve ad avvicinare chi è spaventato dal vedere numero 700. Il Tex tradizionale non ha una vera continuity, per cui si può leggere, cominciare dove si vuole, e questa è la sua forza. E, non si pretende dal lettore anche appassionato che sappia tutto quello che è successo in 700 passa numeri senza contare gli extra. Io stesso, come vedi, non mi ricordo alcuni dettagli, ogni volta vado a pescare, no? Per esempio quando ho scritto una storia in cui c'era il figlio di Cochis, è uscita nei tre Bill, mi sono andato a rivedere tutte le storie di Bonelli e Sergio in cui c'era il figlio di Cochis, per vedere che non sbagliare qualche dettaglio, no? È una cosa che va fatta. Però effettivamente il fatto che Tex Wheeler parte dal numero uno ha avvicinato anche dei lettori che non l'avevano mai letto, perché hanno potuto farlo senza il peso di questa tradizione che loro non conoscono e che li fa sentire in difficoltà. E invece qual è il peso tuo nel... Hai detto che ti sei iniziato a divertire quando l'hai iniziato a scrivere, però comunque un certo peso nel toccare, diciamo, primi incontri importanti. Adesso ci sarà fra pochissimo l'incontro, primo incontro tra Tex, il giovane Tex e Kit Carson. Questi primi incontri importanti, qual è stata, diciamo, il tuo moto sentimentale nel raccontare quello che avevi sognato casomai tanti anni fa quando leggevi le prime avventure di Tex? Beh, come ti ho detto, all'inizio, negli anni passati, stavo molto attento a toccare questi tasti, oppure a non... In questo caso, essendo una serie parallela, cioè anche professionalmente sono costretto a farlo, non è che mi tiro indietro. Certamente un esempio già si vede appunto nel primo numero, cioè nei primi numeri, perché nel terzo e nel quarto comincia la storia raccontata da Gianluigi Bonelli, io un po' la riracconto in modo tangenziale. Questo succederà ancora non subito, perché il primo incontro di Tex e Carson, per esempio, non è imminente. Imminente è l'ingresso di Carson nella serie, e fa anche delle cose ed è molto protagonista, però loro si sfiorano sempre. Cioè, è come Carson arriva in un posto e Tex è stato lì il giorno prima e tutti i morti ammazzati per terra li ha lasciati lui, per esempio. E qualcosa del genere succederà nel Montana, adesso nella prossima storia del vecchio, in cui, tra l'altro, utilizzando quello che abbiamo già fatto tutti noi, sfrutto il finale di una storia di Manfredi uscita nel cartonato, Sfida nel Montana, in un cartonato a colori, per partire da lì e continuare, fare arrivare Carson alla ricerca di un assassino nel nord e farlo incontrare per la prima volta con Ray Clemons, il suo ex amico sceriffo, il suo amico sceriffo, e Lena Parker, la cantante di Saloon, che poi qualche anno dopo, pochi anni dopo, perché siamo nel 1859 e la storia famoso il passato C. Carson si svolge nel 63-64, pochi anni dopo saranno a Bannock, dove si svolge una storia classica che ho scritto io tanti anni fa, per cui ci sarà anche il primo incontro con questi personaggi miei, no? Quindi e Carson e Tex si incontreranno invece, e qui arriva il punto difficile, si devono incontrare più o meno come li ha fatti incontrare Bonelli, non è che posso cambiare il primo incontro. E un paio di storie sono necessarie ancora, è necessario che io le riscriva, e sono La Mano Rossa e Il Diablo, le prime storie, perché lì è fondamentale il fatto che il Tex inizia a redimersi, a collaborare con la legge, e quindi sono dei momenti che già sto affrontando ora, che effettivamente sto mettendo mano al lavoro di Bonelli, un po' mutandolo purtroppo per necessità, perché allungando il brodo, cioè allungando la narrazione, essendo più disteso, inserisco dei dettagli in più, però senza tradire l'essenziale, capisci? Le scene che non ci sono semplicemente possono essere da me omesse, e le scene che ci sono le aveva omesse Bonelli, ma raramente ci sono delle differenze sostanziali. Avete pensato di
di, in questo frangente, una ripubblicazione di quelle storie classiche da, per creare proprio un evento, cioè quando si incontreranno con Kit Carson, ripubblicare comunque l'incontro. Beh, sai, sono state pubblicate tante volte, abbiamo fatto tante versioni, a parte il text classic che ancora esce, che ancora è rimasto, e ancora, siccome anche quello è una fogliazione piccola, siamo ancora nel periodo degli esordi, no? Ma, ed esce a colori, ma abbiamo diversi libri già pubblicati in cui si sono raccolte queste storie. Quindi queste è possibile storie. Comunque leggere. Forse lo faremo ancora, ma comunque le storie sono sempre disponibili con il servizio arretrati, si possono trovare. Certo. Ogni anno, come sai, oltre agli inediti, noi pubblichiamo anche dei libri in cui vengono ripubblicate tutte le storie di Tex essenziali. È uscito Sangue Navajo di Bonelli recentemente, sta uscendo I ribelli del Canada di Sergio Bonelli, e così via. Per tacere del passato di Carson, di Storie mie, per cui quelle storie si possono trovare sia nel servizio arretrati sia in libreria in genere. E lo stesso Tex Willer finora ha un certo successo anche in libreria, quindi abbiamo stampato dei volumi, non li stamperemo tutti perché sono volumi impegnativi e costosi anche per il pubblico, però alcune delle storie interessanti le stamperemo in libreria. Riguardo alle pubblicazioni al latere, è uscito da pochissimo, a dicembre, il secondo speciale di Tex Willer, e che io ho definito il Tex senza Tex. Tex si vede in tre vignette, ne ho parlato l'altro giorno con Roberto Recchioni, però comunque l'idea è sua, ma è tua tutta quanta, certo, la cura di questo speciale. E quando ti ha proposto un Sam Willer di quel tipo, perché lui mi ha detto proprio io volevo un po' riscattare Sam Willer, perché è sempre stato trattato male da Gianluigi Bonetti, è sempre stato il certo, figlio bistrattato. Quando te l'ha proposto, tu come l'hai presa? Quando ti ha detto si vedrà Tex, ma per tre vignette e poi niente più? Allora, è possibile, conoscendomi, io vedo anche come ha fatto con i Roldi quella volta, di no, assolutamente no. Poi però, riflettendo, gli ho ovviamente posto le difficoltà del caso e gli ho detto che Tex Will e Sam, essendo comunque un tipo non violento, anche se io gli avevo messo il fucile in mano in una storia di un cartonato, perché era al fianco di Tex e di quella che voleva della sua possibile fidanzata, che gli aiutava contro i banditi, per cui chiaramente anche lui, un uomo del West, un po', voglio dire, il fucile lo sa impugnare, non è tanto bravo. Ecco, per cui l'idea che lui alla fine diventasse una specie di cane di paglia che si incazza e si riscatta, beh, era già nei primi discorsi che abbiamo fatto, questa non è un'idea talmente peregrina, però gli ho detto a questo punto voglio vedere come la fai, e quindi lui l'ha fatta bene a suo modo, no? Il curatore non deve condividere ogni dettaglio, sarebbe il colmo, no? Se le scrive tutte lui le storie, no? Certo. Però l'importante è che non vengano tradite le cose essenziali, i passaggi essenziali, che la storia abbia un senso, e lì c'è un margine recchioniano che io vedo nell'ambiguità di alcuni comportamenti dei personaggi, che si comportano in una maniera non chiarissima come nelle avventure classiche, però come nella realtà la gente si comporta. Il traditore di questa storia è un po' come Iago, non dà spiegazioni del suo comportamento, non ne ha veramente, non lo sa neanche lui, e questo è moderno, è molto moderno, però può funzionare in Tex Willer, no? E anche in Tex qualche volta, cioè non sì, è che siamo costretti. Il volume è stato accolto bene, quindi... Ma sì, direi di sì. Poi i disegni di Andreucci sono eccezionali, molto, per cui devo dire questo è un valido aiuto per un disegnatore. Non dimentichiamo che i disegnatori fanno l'80% del lavoro. Ma infatti una delle qualità poi di Tex è che è sempre stato disegnato molto bene. Anche adesso è classico, ma comunque fa in modo egregio il disegno, il suo lavoro. E poi non dimentichiamoci che nei cartonati alla francese invece si ha quel gusto un po' più cinematografico del Tex, anche nei Texoni. Chiaro, queste serie parallele, a partire dai Texoni, che è stata come sempre l'idea di Sergio Bonelli, e poi i cartonati francesi, come vedete abbiamo inventato io e Marcheselli, cioè delle storie brevi, sono tutte modi di trovare... Il lettore classico a volte è offeso da questa proliferazione dicendo io non riconosco quel Tex lì, voglio leggere quello classico. Però ci sono altri lettori fuori che magari hanno un concetto di Tex
sbagliato, un po' banale, e vedono che in realtà Tex si può coniugare anche in queste forme e essere più appetibile magari per loro, per cui avere un Tex di breccia che chiaramente non può accontentare forse il pubblico tradizionale, ma è veramente clamorosamente bello, e non parlo tanto del Texone che abbiamo già visto, ma di quello che arriverà a colori, che devo dire sono rimasto anch'io a bocca aperta. Quello è un Tex molto personale, ma veramente stupendo da vedere. E quindi questo modo di presentare Tex in altri formati fa capire che Tex è un personaggio che si presta anche a questo, quindi non è così rigido, il personaggio rigido si spezza, Tex invece è pieghevole, si può modellare senza tradire la sua natura mai, questo è fondamentale. Alla fine del tempo a disposizione che abbiamo, ti volevo chiedere quella che poi è la notizia che si staranno chiedendo tutti quanti i lettori che ci guardano, quello che tu hai detto ieri sul sito Bonelli, il futuro di Tex, ma soprattutto quella striscia in cui si vede una scure che in Tex non si era vista, che cosa succederà in questo 2021 di Tex Willer? Allora, il famoso incontro di Tex e Zagor, che è anche quello rimandato da sempre, non c'era veramente un veto di Sergio, ogni tanto sì, ogni tanto no, avremmo potuto girarlo se volevamo, però non abbiamo mai osato farlo, anche perché il problema di Tex e Zagor è che vivono in due periodi differenti, quindi nell'attuale mondo di Tex Zagor avrebbe circa 70 anni, e io avevo un soggetto per Zagor a 70 anni e ce l'ho ancora, però effettivamente l'eroe invecchiato è una cosa che io proibisco in Tex, per esempio, è una situazione molto moderna e crepuscolare, e non so fino a che punto potremo spingerci, chissà se lo faremo, per cui avendo adesso la serie Tex Willer invece la possibilità si è presentata automaticamente, perché i due possono essere contemporanei, Tex ventenne e Zagor 48enne, 45enne, in un mondo prima della guerra di secessione. E quindi questo accade, e anche in questo caso i due universi non si fondono veramente, perché l'universo di Zagor con le sue cose strane, i suoi robot giganti, Atlantide, alcune cose messe da Sergio, altre messe da me o da Castelli e compagnia. Ci sono ovviamente gli zombie, i vampiri in testa non ci possono essere, gli zombie sì, ma ci sono dei punti di realismo diversi, e chiaramente il mondo intero non viene trasportato. Scegliamo un trade union, un punto d'unione, che è il ciclo da me scritto anni fa e disegnato da Andreucci e poi da Marcello, in cui Zagor va nel Texas e incontra i Comanci e i Rangers. È un ciclo di cui sono usciti due lunghe storie, due saghe clamorose, come lunghezza e complessità, disegnate da questi due autori negli anni 90. E ho sempre desiderato scrivere la terza parte, ma per motivi di poco tempo non l'ho mai scritta, no? E quindi adesso, infatti, questa storia, che secondo me spero verrà bene, perché non siamo ancora alla fine della realizzazione, siamo un po' a ridosso con Piccinelli. E abbiamo una brevità di... Non può essere 400 pagine come quelle, sarà 126. Per cui c'è un po'... Quindi praticamente i due vanno in parallelo e si incontrano a metà della storia. Quindi tu capisci, avremo un incontro storico che però sarà di 60 pagine. E in 60 pagine condensiamo il finale dell'epica Comanci. Probabilmente ci lasceremo qualche strada aperta per una seconda puntata. Quindi l'incontro di Zagor e Tex per il momento si svolge sul piano del realismo, cioè sul piano di Tex, con storie però che Zagor ha vissuto, non è che Zagor sia sempre fantastico e combatta solo i mostri, evidentemente. Chico in questo episodio si vede soltanto di sfuggita, perché Chico è un altro elemento che, devo dire, non è completamente all'interno del mondo, non si può tanto adattare al mondo di Tex, si potrebbe adattare se avessimo Carson tra i piedi, e come contrasto, purtroppo, ripeto, c'è un problema generazionale, e chissà mai, però mentre parlo con te già mi si sviluppano nuove idee, perché purtroppo devo prendere appunti. Che bello. Devo prendere appunti, perché c'è anche il giovane Carson, e qui chissà mai che Chico non compaia nel secondo episodio,
si tratta di vedere se il primo sarà ben accolto, ecco, insomma. In questa storia, però, ripeto, è molto realistica. Ci sarà tra i personaggi anche un giovane Quanah Parker, che è il famoso capo Comanche, prima che diventi capo, ma se un ragazzino, e gli rapiscono la madre, per cui Zagor ovviamente cerca di aiutare Quanah a ritrovarlo. Volevo chiudere l'intervista e lasciarti al tuo lavoro e soprattutto lasciarti prendere appunti, poi se vuoi ne discutiamo anche dopo, vi do un contributo, scherzo ovviamente. No, volentieri, come sai, rubo, tu le idee buone le rubo, ti do... Volevo chiedere una cosa al latere, proprio una cosa tua, andiamo un po' più sul personale. C'è una storia che ancora non sei riuscito a scrivere, ma che ti piacerebbe scrivere, non soltanto di Tex, anche, non so, del Dampir o di altri? Allora, innanzitutto ci sono moltissime storie che non ho scritto per motivi che non si sa quali sono, anche delle storie di Zagor che sono nel cassetto da 30 anni o delle storie di Dampir che sono nel cassetto da 20 anni. Sicuramente ci sono delle storie che non fanno parte né dell'uno né dell'altro personaggio che avrei potuto scrivere per la colonna delle storie o in un romanzo e che però non credo di avere tempo di fare. Ecco. Ma in genere sono storie horror, ti dirò. Non sono né western, né gialli, né avventura, ma sono storie horror perché quello è il mio genere preferito. Cioè, tutto sommato, è il mio genere preferito. Per cui se mi devo rilassare mi vedo un horror. Ma quindi diciamo che... entrare nel campo di Dylan Dog non è previsto. Ma sai, c'è già Dampier. Praticamente il romanzo che ho nel cassetto e che non ho mai completato è una specie di... Hai presente L'ombra del vento, il famoso romanzo scritto a Barcellona da Zaffon, che è morto recentemente. È quello stile di realismo magico, è quello il romanzo che avevo iniziato a scrivere, ma non avrò mai tempo di finire. E quindi ed è ambientato in una immaginaria città mitteleuropea che somiglia un po' a Milano, un po' a Praga, un po' a Budapest, e quindi un po' al deserto dei Tartari e così via. Questo è il mio genere preferito. Grazie, però non credo mille. Che lo scriverò mai. Grazie mille Mauro, grazie mille del tempo che ci ha dedicato, grazie a Giorgio Giuspredi che ha permesso anche di fare questa, che ci ha interfacciato, è il tuo collaboratore principale. Certo, è il mio dirimpettaio di scrivania. Ho avuto negli anni Colombo, Burattini e Giuspredi. Devo dire, tutto sommato, sono stato fortunato, no? Delle persone in gamba. Grazie mille Mauro e spero a presto. E in edicola è appena uscito appunto il nuovo numero di Tex Willer. Io ci andrò domani e lo prenderò insieme a Topolino, perché poi sono... bravo. Belle letture. Condivido. Va bene, ti ringrazio molto. Saluti a tutti, ciao. Buon lavoro. Grazie.